A metà dell'Ottocento, un giovane di Sciacca, Alberto Almareddo, così ci racconta la tradizione, perde in mezzo al mare, mentre sta riassettando le reti, un monile che la sua fidanzata gli aveva regalato. Questo monile cade a mare e lui prontamente si butta nelle acque splendide del mare di Sciacca per recuperarlo. Non riesce a recuperarlo, ma risale con una rama di corallo. Da allora Sciacca è diventata la città, una capitale importante del corallo, perché il corallo di Sciacca ha una sua peculiarità molto specifica. È molto più rosaceo, molto meno rosso e quindi con una coloritura più tenue e anche particolarmente ricercato. Successivamente a quegli anni, da Torre del Greco vennero le maestranze più qualificate, lavorarono il corallo di Sciacca e lo fecero diventare quello che oggi è un pezzo di arte, di storia, di antiquariato e anche di bellezza di una città. Un tutt'uno di fede, arte, storia, tradizione e bellezza. Sciacca, il suo mare e la Madonna del Soccorso. Dal 1626, quando la Vergine viene portata per le strade e libera la città dalla stessa peste che il Manzoni descrive nei Promessi Sposi, Sciacca diventa un tutt'uno con la Madonna del Soccorso e i pescatori si impegnano solennemente a portarla sulle loro spalle. Dal 1626 a oggi, ininterrottamente, il 2 di febbraio e poi da metà dell'Ottocento anche il 15 di agosto, Sciacca si stringe attorno alla sua patrona e la celebra come la mamma, con un affetto che è veramente unico ed eccezionale, che consente a tante persone in tante parti del mondo di unirsi spiritualmente se sono lontani o di fare chilometri e chilometri per partecipare a questa grande festa che fa del Ferragosto di Sciacca non solo una festa di divertimento e di godimento, ma soprattutto una festa di fede, di tradizione e di amore alla Vergine. Lo specifico della città di Sciacca sono i marinai. I figli del mare sanno quanto insidioso è il mare Mediterraneo con le sue burrasche e le difficoltà che presenta giorno per giorno. Così le donne di Sciacca, che abitano nel quartiere adiacente la chiesa madre, pregavano la Vergine Santissima che i loro mariti potessero rientrare a casa sani e salvi. E in questo contesto si fonda e si intreccia un rapporto di intima e profonda comunione fra la marineria di Sciacca e la Vergine del Soccorso. Sono proprio loro, i marinai, che la portano sulle loro spalle nella festa del 15 di agosto e del 2 di febbraio, dando dimostrazione di una grande fede, una fede che supera la difficoltà e che si affida a Maria per ritornare a casa sani e salvi. Oggi la tecnica consente ai marinai di essere un po' più sicuri per le vie del mare, ma il mare resta sempre un luogo tenebroso e infido. I figli di Sciacca sono diventati i figli di Maria, perché a Maria si sono affidati e lei li ha garantiti nel corso dei secoli e continuerà a farlo. La visita della città di Sciacca, storica e tradizionale, si fa ancora più interessante, anzi stimolante al palato. Siamo entrati in una delle più belle e significative pasticcerie della nostra città per capire quali sono i segreti di un dolce antico e apprezzato, le famose cucchitelle. Una ricetta molto antica, molto sobria, legata in modo particolare ai gusti genuini della nostra terra, cioè alle mandorle, alla pasta di mandorle e alla marmellata di zucca, fatta con le antiche ricette di una volta, addirittura con il gusto soave del gelsomino fragrante della terra di Sicilia. Questo dolce, preparato con grande maestria da coloro che lo sanno fare con grande senso di tradizione, oggi è diventato il cartello, la bandiera, il dolce di Sciacca nel mondo. A migliaia di figli di Sciacca, per vari motivi, hanno lasciato questa città perché sono andati emigrati a Norriston, a Boston, quindi nell'America del Nord, e in tanti altri posti del mondo. Speriamo di poterlo assaporare e anche coloro che ci stanno vedendo possano goderne appieno tutta la fragranza e la pregnanza di gusto e di sapore. Grazie, perfetto. Guarda che meraviglia. Bisogna provare per credere. Sciacca è una città bella ed è stata resa particolarmente bella da quando l'arte dei ficuli ha unito armonia, colore, poesia, facendo di questa città una delle città più rilevanti dal punto di vista della ceramica. Vi introduco in uno dei laboratori artigianali per i quali Sciacca è molto nota. Ci aiuterà Enzo nel capire come funziona il meccanismo della ceramica. L'arte ceramica
e sicuramente oggi è una forza trainante per la città di Sciacca. Ci sono diverse botteghe e la maggior parte ormai sono formate da giovani. Negli ultimi anni c'è stata una crescita non indifferente anche per l'istituto d'arte che abbiamo a Sciacca, dove ogni anno si diplomano molti ragazzi e quindi poi alla fine si introducono nel mondo della ceramica, dell'arte in genere. Ci dà modo di esprimerci in tutte le sue sfaccettature, perché la ceramica come arte è abbastanza ampia, come stile artigianale. Nel caso mio faccio la ceramica tradizionale, poi cerco anche di fare degli oggetti moderni, perché è giusto portare avanti la tradizione, perché è sempre l'origine della nostra terra, però anche è giusto creare delle decorazioni, delle forme nuove. Nella tradizione sciacchitana praticamente noi abbiamo alcuni decori, non so, potete ammirarli sui piatti, vasi, quali possono essere decori a tralci, a fogliame. Decori tipici sono questi decori diciamo a foglie, che vengono ricaduti sui piatti, e questi decori diciamo a tralci, a fogliame, con le trecce. E i colori tipici sono alla fine il verde vania, che sarebbe questo verde, il giallo, l'arancio e il blu, il blu antico. Questi sono i colori tradizionali di Sciacca. Poi gli alberelli sono sicuramente delle forme tipiche siciliane, gli alberelli dove venivano raffigurate queste figure virili, mentre nella parte posteriore vengono raffigurati decori a trofei. Questo era l'ingresso di un palazzo antico, come si vede nel film Il nome della legge. Questo era praticamente l'androne e poi in fondo c'erano due rampe di scale e un giardino, si saliva sopra. E poi è stato smembrato la proprietà e noi in questa parte abbiamo fatto il locale. Questo è il Marfis, un locale che esiste da più di 13 anni, però la Movida Saccenza non è solo in centro, è stata esposta anche nei chioschi della zona balneare di San Marco. Noi abbiamo una società che si chiama Carte e Schiticchio, proprio ad hoc, fatta in estate chiaramente. Facciamo questi tornei. Questi tornei si svolgono nei posti più disparati. Questa volta la nostra presidente, che è Rossella Burgio, ha organizzato nell'atrio del comune. Per una vacanza a Sciacca si deve visitare intanto tutto. Cosa si deve visitare in primis è il Castello Incantato, che non è mai stato preso in grande considerazione. È un nostro patrimonio, a parte il Castello Luna, la chiesa di Santa Margherita con un portale della Urana, il rosone centrale della chiesa del Carmine, la nostra matrice, quest'atrio che è una meraviglia. Queste colonne sono pietra di Trapani e risalgono, credo che risalgano, non vorrei sbagliarmi, attorno al 1200. Ci troviamo nell'incantevole salotto della città di Sciacca, piazza Angelo Scandaliato, già Chiano di San Domenico. Su questa magnifica piazza, che è tutta rivolta verso il mare, si affacciano luoghi importanti e prestigiosi della città, come il Palazzo di Città, ex collegio dei Gesuiti, e la Chiesa di San Domenico con l'ex collegio dei Padri Domenicani. La città è tutta protesa verso questa piazza, che è una magnifica terrazza sul mare. Sciacca ha il suo nome, deriva il suo nome dal termine arabo Sacca, che significa città delle acque. Infatti, il luogo di riferimento più vicino a Sciacca nell'era della Magna Grecia fu Selinunte, e Sciacca prese il nome già allora di Terme Selinuntine, cioè della città dove gli abitanti di Selinunte, della significativa colonia greca di Selinunte, potevano venire a passare un po' di tempo in sano relax. Questa connotazione appartiene per sempre al DNA dei cittadini di Sciacca. Infatti Sciacca è una città molto ludica, molto dedita all'intrattenimento, ed è quindi la città del carnevale ed è la città in cui moltissimi turisti vengono a fare le loro vacanze, già nei tempi in cui le vacanze non esistevano. Figuriamoci adesso che stiamo dedicando un intero portale al tema delle vacanze. Sciacca è la città chiamata per vocazione e per antonomasia la cittadina delle vacanze. E poi un aspetto molto importante è quello a cui facevo accenno, è il tema delle acque. Ci affacciamo dalla piazza Scandaliato sul magnifico specchio di mare del Mediterraneo, ma le acque del mare tanto chiare e risplendenti non sono l'unico aspetto, vi sono anche le acque termali. I Selinuntini venivano a fare le cure termali, gli arabi scoprirono questa realtà e chiamarono questo luogo Sacca, cioè città delle acque, e da allora il nome arabo ha preso il sopravvento e poi è stato latinizzato e trasformato nel termine Sciacca. Infatti ancora oggi
i cittadini di Sciacca si chiamano Saccenzi, proprio derivando il nome dal termine arabo. Venire a Sciacca per passare le vacanze penso che sia la più grande aspirazione che una persona che ha gusto e sapore per le cose belle, per l'arte, per le tradizioni, per i sapori della gastronomia siciliana, penso che possa essere il migliore coronamento per una vacanza fatta bene, scelta con oculatezza. Perché venire a Sciacca è la domanda fondamentale che ci siamo posti fin dall'inizio. Perché a Sciacca troviamo un pescato di grande qualità, perché abbiamo a Sciacca una delle flotte pescherecce migliori dell'Italia meridionale sicuramente. Un pescato sempre fresco, barche che escono la notte, intorno alla mezzanotte lo spettacolo è veramente significativo e nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, quelle stesse barche fanno rientro nella rada del porto di Sciacca consegnando un merluzzo particolarmente fresco e tanto pescato che è simbolo di un mare pescosissimo. Raccontano i marinai di Sciacca che sospendevano la pesca in occasione del festino della Madonna del Soccorso nei 3-4 giorni intorno al 15 di agosto. Quando ritornavano a mare il 16 o il 17, dopo 4 giorni di sospensione, le reti erano traboccanti di ottimo pesce. Questo a testimonianza di quanto questo mare sia particolarmente pescoso, almeno lo è stato nel passato. Dunque un motivo in più per visitare la bella Sciacca e per assaporare l'ottimo pesce che si trova nei locali, nei ristoranti e nei luoghi dove viene consumato. Nell'Italia che ancora deve lanciarsi dal punto di vista massmediale, conoscendo di più il valore del cinema, un grande autore, Pietro Germi, negli anni a cavallo tra il 50 e il 60, sceglie appunto Sciacca come luogo naturale per incarnare due storie molto significative. A Sciacca prendono corpo due esperienze filmiche di particolare rilevanza per quel periodo. Un film che apre la via dei film di mafia, Il nome della legge. Abbiamo visitato il portale Inveges, il palazzo Inveges, oggi diventato un interessante pub della movida sciacchitana, e anche il film che lancia Stefania Santarelli al grande pubblico dell'Italia e del mondo, che è Sedotta abbandonata, un film di costume che affronta il tema della fedeltà coniugale ante litteram e anche la necessità di affermare certi valori legati al mondo della famiglia, con alcune situazioni proprio tipiche del mondo siciliano. Con questi due film Sciacca già in quel periodo diventa punto di riferimento e viene scelta da allora da molte persone come luogo per poter vivere un'esperienza particolare che dà occasione di cogliere lo spaccato vivo della terra di Sicilia. La facciamo tante granite. Stai vincendo due picchie d'acqua dorata. Facciamo noi che è la più buona del mondo. La granita unica. La granita del nonno. Senza una ricetta antica, una tradizione di 100 anni. La più bella che c'è. La più bella, la più buona. Mangiate questa granita e sicuramente chi si mangia questa granita campa 100 anni. 100 anni! Perciò invito tutto il resto. Il mondo vede a mangiare che da pasta andata la numero uno, se ci sono pure gli alieni. La pizza nasce storicamente a Sciacca perché si facevano il pane in casa e dal pane in casa veniva, quando abbiamo fatto la pizza, chiamata bisca dalla tavola, che si formava il pane, allora si prendeva una forma di pane, si schiacciava, si condiva e si mangiava subito. E le cose più semplici che c'erano a quei tempi era l'acciuga, il formaggio, la cipolla e poi niente. E la pizza d'acciuga. Poi dei primi a inventare la nuova forma di lievitazione sono stati gli egiziani, che hanno mischiato il pane con il mostro. C'è l'uva pestata che era la pelle dell'uva. Praticamente contiene degli enzimi che funzionano per le prime forme di liberazione poi da lì si sono aperte alcune pizzerie, perché la pizza Sciacca è 50 anni fa,
mentre prima si praticava solo uso casa. Poi da 50 anni c'è stato qualcuno che ha iniziato a fare il ristoratore, a fare la pizza, poi si sono nate le pizze. Le sciacche allora sono abbastanza rinomate. Spiegagli come funzionava. Quando si impastava si metteva da parte un pezzo di pasta. Si mette a macerare che praticamente diventa fermentato. Fermenta e diventa di nuovo lievito. Poi questo lievito veniva rinnovato, nel senso veniva abbassato con un poco di pasta. E faceva il metallo conservava e l'altro metallo utilizzava per impastare la pasta. Questo è il crescente naturale. La pizza d'agenza viene fatta con la base di pomodoro. Poi vengono usate le acciughe. Origano sempre dalle nostre montagne, le olive delle nostre campagne, l'olio nostro, e tutti sono da qui. Grazie.